il perché delle cose. Quest'oggi, cari amici, si trova in un luogo magico e straordinario. Siamo al castello di Monticello, dai Conti Roero. Abbiamo la Contessa Elisa, che ha dato la sua disponibilità per questa intervista e per questo dialogo davvero che credo piacerà a tanti di voi, a tutti credo, perché poi è un'occasione per vivere un castello abitato in un luogo patrimonio dell'umanità, dove una famiglia vive questa situazione di custodi del castello. Ho visto i bambini che correvano prima nel giardino, i cani eccetera, ma quello che si capisce qua è una storia diversa, è una storia veramente che parte da lontano e che vuole valorizzare con la passione di coloro che sono i proprietari di questo bellissimo maniero tutto un passato, un presente e sicuramente un futuro. Buongiorno Elisa e grazie per questa disponibilità, la nostra ambasciatrice del Roero. Roero, territorio particolare, un territorio, pensate che fino a alcuni anni fa i 22 comuni si parlavano poco, oggi si è creata un'associazione valorizzazione Roero, la Roero Wine and Food Academy. Sabato 11 luglio avremo qua, e la ringraziamo per la disponibilità, l'assemblea annuale dei sindaci e dei soci dell'associazione valorizzazione Roero, proiettati davvero verso questa condivisione del progetto UNESCO. Ecco, grazie per questa disponibilità e soprattutto che cosa ha portato in un luogo così magico anche il riconoscimento UNESCO? È la bellezza, è il lavoro di tutti per renderla a portata di tutti, per conoscere. Non bisogna essere gelosi del bello, bisogna condividerlo. Questo è molto importante, ecco, il bello va condiviso, è la bellezza. La bellezza in un periodo di pandemia come abbiamo vissuto, credo ci lascerà davvero degli strascichi particolarmente riflessivi, ha portato ad esempio in noi, come enti gestori del sito UNESCO, la volontà di creare ancora di più quella rete che è stata fondamentale prima, ma ancora di più sarà oggi fondamentale, per costruire davvero punti di aggregazione, punti per i turisti, ma non solo turisti, per gli ospiti. Io questa mattina sono arrivando qua, ho incontrato nella vostra, diciamo, foresteria, nella vostra struttura, persone molto importanti che arrivano dalla Germania, che arrivano dall'estero, fotografi di fama internazionale, che sono venuti per la prima volta in questo territorio stupiti. E questo stupore che ogni tanto a noi ci lascia un pochettino, come dire, no? Preoccupati, allora non lo conoscono tutti questo territorio, ecco. Con persone come voi sicuramente questo si potrà realizzare molto meglio. E grazie perché siete presenti tutti i giorni in questa politica di accoglienza di livello. So che c'è una mostra quest'anno, si dica qualcosa. La mostra che è fortemente voluta perché secondo me era importante dare un segnale di esserci, un segnale che bisogna andare avanti insieme e anche nei momenti difficili bisogna stringere i denti e alzare la palla. E quindi ho pensato di mettere a disposizione con mio marito il castello e per andare avanti, a passare oltre questo momento difficile. Il motto della mia famiglia di origine è un po' siamo gente noi da arrendersi, no, bisogna andare avanti, comunicare con la forza quanto di bello abbiamo, quanto possiamo dare, che dopo mesi difficili trovare qua un momento di bellezza, di pace, di oasi, dove si può trovare di tutto in questo territorio. Quando lei mi ha proposto questo progetto, noi l'abbiamo subito raccolto, ma con grande felicità. Perché? Perché ogni anno il sito UNESCO intende valorizzare nel periodo della Fiera Internazionale Tartufo, che comunque in Piemonte è uno dei momenti più importanti, riconosciuti da tutti, il nostro territorio. Quando ho saputo di questa mostra fotografica, quando era la possibilità di farlo in un luogo davvero riconoscibile del Roero, il luogo più importante del Roero, allora non abbiamo avuto un attimo di esitazione. Infatti siamo anche qui oggi proprio per valutare, fare un sopralluogo, perché aggiungeremo, grazie alla vostra disponibilità, alcuni pannelli che descriveranno l'UNESCO. Cioè chi arriverà avrà la percezione che è dentro un patrimonio fragile, delicato, ma un patrimonio tutto da godere perché la bellezza è la protagonista. Come si fa a dire un luogo del genere? Questa è la bellezza fatta a persone. Quindi, davvero, tra l'altro la mostra
possiamo anche annunciarlo per il 10 ottobre. Ecco, dal 10 tutto ottobre, il periodo, tutto della, il periodo fiera. Della fiera fino a 20 novembre, circa 17-20 novembre. E ecco, sarà visitabile tutti i giorni? Voi i weekend, i gruppi che vorranno. I gruppi che vorranno. Qual è il rapporto che avete con i gruppi di visitatori? Sanno, arrivano e sanno già, sono già preparati? Hanno qualcuno che li prepara? Oppure qualche volta, qualche volta sì, vengono dalle ottime guide, perché noi abbiamo delle ottime guide che in questo momento, poverette, hanno patito molto la pandemia. Vengono veramente preparate bene e arrivano, però l'esperienza di un po' particolare, di arrivare in un posto vissuto, in una casa molto amata, casa castello molto amato, questa cosa qua è comunicata, che devono venire sul posto. Certo, assolutamente, no? Perché in ogni luogo di questo castello c'è una storia da raccontare, nel cortile del chiostro, nella parte al primo piano terra, e poi la casa, questa è una casa abitata, fa un po' effetto vedere questo, una casa di un castello che è una casa abitata. Io ho visto davvero, e sono testimone di turisti, che mentre loro sono in casa, e loro, queste persone passano, e davvero c'è un rapporto, davvero si crea una sinergia pazzesca, molto bella, e poi è la qualità della vita che in questo castello, in torre, in verde, c'è una qualità dell'aria incredibile. Incredibile. Una leggerezza, e poi c'è una vista, si vede, vedono bene le Langhe, qua, ma si vede anche bene il Roero, perché comunque il castello è veramente in alto, a Monticello, e si può respirare a 360 gradi tutta la nostra territorio. Sì, assolutamente. Bene. Io questa pillola di il perché delle cose, siamo stati veramente felici di poter avere come ospite la contessa Elisa Conte di Roero, ma davvero è un'esperienza il castello di Monticello che auguro davvero a tutti gli amanti del bello, a tutti gli amanti anche di quei rumori, di quei suoni che sono parte della nostra campagna. Non dimentichiamoci mai che essere patrimonio dell'umanità, dei paesaggi vitivinicoli di Angolo Monferrato, vuol dire essere innamorati di questa campagna. Grazie, e alla prossima trasmissione. Grazie.